Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del TG6 che apriamo con la pagina dedicata al Covid con il consueto bollettino. Quest'oggi sono 128 i nuovi casi, 2 morti, 56 guariti, 128 i casi, dicevo, ma 45 dei contagi del bollettino odierno risalgono ai giorni scorsi e da lunedì intanto i team vaccinali militari raggiungeranno alcuni dei centri più piccoli delle aree interne. Il servizio. 128 i nuovi casi di Covid registrati oggi in Abruzzo, 3.154 i tamponi molecolari processati nelle ultime ore, tramite cui il virus è stato individuato in persone tra l'1 e i 77 anni d'età. Di queste, 99 sono residenti in provincia dell'Aquila, 18 in quella di Teramo, 10 nel Chietino e 2 nel Pescarese. L'impennata di casi nell'Aquilano è dovuta a 45 contagi, risalenti al periodo tra il 15 e il 18 maggio, che l'ASL 1 non aveva provveduto dovuto registrare a causa di un disservizio informatico. 2 morti, il bilancio delle vittime sale a 2.467, 56 guariti, torna a salire il numero degli attualmente positivi, ne sono 71 in più rispetto a ieri per un totale di 5.901. Di questi 179 pazienti, 3 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, 17 sono quelli in terapia intensiva, 2 in più rispetto a ieri, mentre gli altri 5.705 positivi accertati, 72 in più rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Da lunedì parte la campagna vaccinale di prossimità, volta all'immunizzazione dei piccoli comuni delle aree interne con popolazione inferiore ai 500 abitanti. In questa prima fase saranno interessati alcuni centri delle province di Chieti e L'Aquila, dove arriveranno i team militari annunciati dal commissario Figliuolo. La strategia è la stessa messa in campo nelle isole cosiddette minori, ovvero realizzare delle piccole zone Covid-free dove la vita possa riprendere normalmente e dove i turisti possano villeggiare in serenità. Dopo i problemi legati alla pandemia, i pazienti diabetici tornano a chiedere servizi efficienti, denunciando come la Commissione Diabete non effettua una riunione da più di un anno. Stefano Recanati. Consigliere Blasioli, ancora problemi per questi pazienti che soffrono di diabete e non si riesce a trovare una via d'uscita, soprattutto negli ospedali. Purtroppo martedì in Consiglio regionale abbiamo presentato la nostra interpellanza, mia del capogruppo Paolucci, cui la Verì sostanzialmente risponde che la situazione è ferma a luglio dell'anno scorso, quando c'è stata l'ultima riunione del coordinamento delle associazioni. Oggi il coordinamento delle associazioni dei diabetici è qui con noi in conferenza stampa per dire appunto che da luglio dell'anno scorso nulla si è mosso, in particolare per quanto riguarda la distribuzione dei presidi per i diabetici. Sembrava tutto risolto a luglio dell'anno scorso e invece la situazione è ancora in altissimo male. Non si è capito se si farà con le farmacie, non si è capito se si farà con un'altra modalità. Fatto sta che tutte quante le persone devono spostarsi verso l'ospedale della provincia, del capoluogo di provincia, per ricevere questi presidi. Quindi succede che per esempio da Bateggio bisogna spostarsi a Pescara e succede che in un periodo di pandemia come questo la stessa distribuzione avviene proprio nel Covid Hospital, in quel palazzo. E quindi moltissime persone durante questa pandemia sono rimaste fuori in fila con il rischio di fare un viaggio e di non poter ricevere questi presidi. Situazione che oggi almeno questa si è risolta con l'allentamento del virus, ma veramente siamo l'unica regione d'Italia insieme alla Lombardia che non effettua la distribuzione dei presidi nelle residenze, quindi nelle farmacie oppure nei comuni dove risiedono i diabetici. Loro chiedono appunto di essere sentiti, come pure chiedono la distribuzione del Freestyle 2, un nuovo meccanismo, diciamo, con un allarme sonoro che nel frattempo è arrivato il 21 di aprile con la conclusione, con l'aggiudicazione di un appalto che viene distribuito per esempio a Teramo e all'Aquila, ma non viene distribuito ancora a Pescara e Chieti. E anche di questo dobbiamo registrare che l'assessore Verini, nel rispondere alla nostra interpellanza, non sapeva neanche che l'appalto era stato concluso. Tra tante difficoltà anche il fatto che comunque in tanti presidi minori i reparti di diabetologia vengono anche chiusi. Per esempio ad Ortona, dove diciamo con le difficoltà legate a geriatria che si è trasferita a Chieti, è stato trasferito anche l'unico medico che si occupa appunto dei pazienti diabetici e oggi se si chiama per esempio Ortona viene diciamo invitati a richiamare tra qualche mese per fissare una visita a discapito appunto invece della continuità assistenziale.
Il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, a fianco dei familiari dei pazienti deceduti nell'ospedale di Pescara, a cui sono stati sottratti gli effetti personali. Vediamo. Oggetti personali di altissimo valore sentimentale andati persi dopo il decesso di alcuni pazienti presso l'ospedale di Pescara. A denunciare il fatto sono gli stessi familiari che, oltre al dolore per la perdita dei propri cari, hanno subito la beffa di non poter portare a casa un ricordo del proprio caro. A unirsi a questo grido di rabbia il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari. Questi sono i familiari di coloro che sono morti purtroppo all'interno dell'ospedale di Pescara e che poi sono ritrovati senza nulla, spogliati di tutto, a chi è mancato una fede nunziale, a chi una catenina, a chi una collana d'oro, a chi orecchini, cellulari e soldi e quant'altro. Quindi questi familiari, ecco, al dolore un ennesimo dolore, loro chiedono giustizia, dicono: ma non è possibile, anche il valore affettivo, questo ha una grande implicazione emotiva, questa situazione. E allora noi che chiediamo? Un appello forte al Presidente di Regione, all'assessore regionale alla sanità Veri, di attivare immediatamente un'indagine conoscitiva interna per vedere che cosa è accaduto, che cosa è successo, perché ci sono dei protocolli che vanno seguiti. Che cosa è accaduto dentro l'ospedale di Pescara? Uno, due, non si può delegare solo alla magistratura, loro hanno denunciato tutti la magistratura, ma la magistratura farà il proprio corso. La terza cosa, io chiedo all'assessore di ricevere questi cittadini, li porterò io, ma li deve ricevere, perché questi cittadini sono stati abbandonati da tutti. Loro ci dicevano che non trovavano gli effetti personali di mia moglie e purtroppo hanno mandato anche un invito ad andare giù a visionare tra gli effetti personali di altre persone, però non abbiamo trovato nulla. E quindi mi sono recato alla caserma dei carabinieri sporgendo denuncia. E loro hanno fatto le loro indagini e la denuncia è venuta archiviata. Noi chiediamo più sicurezza negli ospedali, e cioè che queste cose non accadano più, perché oggi magari capita a noi, domani capita a un nostro parente, dopodomani a uno sconosciuto che noi non conosciamo, però sono sempre cose che non vanno fatte. Chiediamo anche magari più sorveglianza all'interno, anche perché il periodo di Covid gli ospedali erano blindati, non è che potevano entrare persone, parenti, eccetera. Quindi la prossima potrebbe essere una settimana importante per la salvaguardia dei cosiddetti tribunali minori. In Abruzzo c'è il rischio di chiusura per quelli di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano e i sindaci sono pronti a far sentire la loro voce a Roma. Quello di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, lancia un ulteriore appello. Ascoltiamolo nel servizio di Gioia Chiostri. I sindaci abruzzesi si dicono pronti a marciare su Roma. Entra nel vivo dunque la partita per scongiurare la chiusura dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, fissata per il 14 settembre 2022. In attesa di conoscere l'esito dei tre emendamenti per la proroga della chiusura presentati dagli onorevoli Carmela Grippa e Valentina Corneli del Movimento 5 Stelle, Stefania Pezzopane del PD e Luigi Deramo della Lega, il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, lancia un nuovo appello a tutti i senatori abruzzesi affinché supportino la causa. Non sono minori, noi a Avezzano abbiamo un tribunale che è il terzo in Abruzzo, ha come carico di lavoro un carico superiore persino a quello dell'Aquila, abbiamo dimostrato con i dati alla mano che la chiusura del tribunale di Avezzano e di Sulmona, così come Lanciano e Vasto, veramente farebbe sì che queste città territorio scomparirebbero, quindi noi non possiamo permettere la scomparsa dell'economia delle città Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto. Perché è importante? Perché questo fermerà l'azione da parte sia della dirigenza dei tribunali e sia dei magistrati responsabili per rivedere poi tutta l'organizzazione delle cause e quindi del lavoro della giustizia nei nostri territori. Il sindaco dunque promette battaglia se queste iniziative un domani dovessero rivelarsi vane. Si parte con la mobilitazione, si parte con la presenza, si parte proprio per salvaguardare gli interessi economici e di vita di tutti questi territori. Sono quattro distretti che non possono essere perduti, sono quattro tribunali che danno vita, danno lavoro,
lavoro, danno economia ai territori. Il primo cittadino infine torna a sottolineare l'importanza del voto consapevole, soprattutto in occasione delle politiche. Per Di Pangrazio, infatti, un politico che conosce il territorio fa il bene della comunità che lì vive. Bisogna votare, bisogna andare chiaramente a qualsiasi partito, qualsiasi colorazione politica, ma ricordate, chi è del territorio poi torna e difende il territorio, chi non è del territorio, appena preso il bottino, fugge e non ritorna se non quando ci saranno di nuovo le elezioni. Cambiamo argomento, tornano a protestare ambientalisti e comitati cittadini contro il taglio di 58 piante secolari in via Pantini a Pescara per la realizzazione di una strada che colleghi tutti i comparti della riserva naturale. Vediamo il servizio. Non si placano le polemiche sul progetto di via Pantini a Pescara e che trasformerà la viabilità nella zona sud della città. I lavori porteranno al taglio di 58 pini decennali. L'amministrazione comunale nei giorni scorsi per bocca del sindaco Masci aveva assicurato che si cercherà di salvarne il maggior numero possibile piantandone poi 1000. Mentre le opposizioni e il Movimento 5 Stelle, oltre ad alcune associazioni, criticano il progetto spiegando che con un percorso alternativo non si andrebbero a toccare le piante. Questo tracciato passa diversamente da quello che si era pensato all'epoca della redazione della bozza del piano di assetto naturalistico a cui io ho contribuito sicuramente, redatto nel 2008, tant'è che venimmo qui con una delegazione comunale, con i dirigenti dell'epoca e individuammo questa strada su cui siamo adesso, su via Pantini, l'allargamento di questa per ovviare all'eliminazione della strada della bonifica che passa attualmente dentro la pineta. Quindi ok per questo tracciato, ma non per quello che oggi viene previsto a ridosso del muretto di recinzione di uno dei comparti della pineta. Le piante da eliminare sono 6-7 anche a di scarso pregio, quindi non assolutamente l'alberata che abbiamo oggi a disposizione e che si vede lungo questa strada dopo 10 anni che noi abbiamo redatto quel documento, che fu un documento di bozza e che comunque doveva essere rivisto e come è stato rivisto da quelli che sono venuti dopo, dalle amministrazioni che si sono succedute nel tempo. E questa amministrazione si assume nel bene e nel male la responsabilità di attuare il progetto che ci è stato prospettato, che noi abbiamo scoperto essere tale, io personalmente da un mese a questa parte che assolutamente non conoscevo pur avendo lavorato all'epoca e pur avendo lavorato su un'idea di strada che è diversa da quella che viene prospettata oggi. Mai e poi mai io mi sarei sognato di sostenere l'attraversamento della pineta con una strada del pendolo, come insomma viene definita oggi. Inaugurato Costa Blu, il servizio di bike sharing dei comuni di Silvi e Montesilvano, progetto voluto dalle due amministrazioni per portare anche qui le bici elettriche a noleggio. Si chiama Costa Blu, il nuovo servizio di bike sharing a stazioni fisse dei comuni di Montesilvano e Silvi. Nel comune della provincia teramana saranno 3 le stazioni attive, la prima nei pressi del palazzetto dello sport, la seconda presso la stazione ferroviaria, l'ultima vicino alla foce del torrente Cerrano, alle porte dell'area marina protetta. Quest'anno partiamo in maniera sperimentale comuni di Silvi e Montesilvano, in attesa del tratto di Città Sant'Angelo che sta per essere terminato, sicuramente saremo propensi ad allargare il servizio fino ad arrivare a Pescara. Un progetto di mobilità sostenibile importante che può unire il nostro territorio con gli altri comuni, ma soprattutto farsi veramente una passeggiata, lasciare la bici a Montesilvano o a Pescara potrebbe veramente soddisfare le esigenze di molti turisti. Questo è un progetto che potrà anche in futuro vedere l'intera costa teramana, perché comunque anche con gli altri comuni della costa teramana stiamo portando avanti moltissimi progetti sull'ambiente e dunque veramente un primo passo non solo per i cittadini ma soprattutto per i tanti turisti che sceglieranno le nostre aree. Adesso però c'è da mettere poi a sistema tutte queste piattaforme, nel senso che bisogna collegare i comuni nel miglior modo possibile. Sì, questo è l'obiettivo a lungo termine, che però è
penso raggiungibile, perché il Comune di Città Sant'Angelo, che ha sbrigato le pratiche degli espropri, partirà presto con i lavori e quindi poi finalmente avremo il collegamento diretto tra Silvia e Montesilvano. A Montesilvano invece sono 7 le postazioni dislocate sull'intero territorio comunale, con l'obiettivo di aumentare l'offerta riguardante la mobilità sostenibile, soprattutto in vista dell'estate. Ci sono tanti motivi per cui rallegrarsi oggi, uno di questi è che ampliamo un'offerta di mobilità sostenibile sul nostro territorio, allargato, come dicevi bene, ai territori limitrofi. E sono contento che Silvia abbia risposto, insomma, anche all'appello lanciato dalla nostra amministrazione, che è partito con questo sistema di bike sharing, e appunto è un sistema di mobilità sostenibile, di collegamento tra i territori, divertente, salutare e sostenibile. Quindi diciamo che ci sono tutti gli ingredienti affinché si possa essere davvero felici oggi. Torna a Pescara dopo lo stop di un anno causa Covid. Lo sport non va in vacanza, manifestazione curata da CONI e Comune di Pescara, che partirà il 14 giugno e proseguirà fino al 13 di agosto. Le iscrizioni aperte da lunedì. Torna a Pescara, lo sport non va in vacanza dopo un anno di pausa forzata per il Covid. Oggi, Assessore, avete presentato questa iniziativa davvero molto bella e interessante. Assolutamente sì, sono veramente felicissima oggi di presentare la 18ª edizione dello sport non va in vacanza dopo lo stop causato dalla pandemia dell'anno scorso. Un'edizione fortemente voluta dall'amministrazione comunale, completamente rimodulata. Daremo la possibilità a 615 ragazzi residenti nella città di Pescara di usufruire dei nostri impianti comunali. Abbiamo lo stadio Giovanni Cornacchia, Rocco Febo e Campo Zanni. Daremo la possibilità a dei bambini di cercare di tornare a socializzare, tornare a fare sport all'aperto, ma in completa sicurezza, seguita e guidata da istruttori capaci e competenti scelti naturalmente dal CONI. Speriamo di uscire da questa situazione di pandemia e questo è un'attività che riprende dopo un anno di interruzione per innumerevoli motivi. Purtroppo per questioni di sicurezza e di rispetto delle normative anti-Covid dobbiamo ospitare purtroppo un numero ridotto rispetto all'ultima edizione del 2019, perché i gruppi devono essere distanziati, non possono essere più di 15 ragazzi per gruppo e quindi tutta una serie di situazioni che non ci permettono di ospitare un numero elevatissimo di persone. Comunque 615 ragazzi sono sempre un numero notevolissimo. Questi ragazzi inizieranno l'attività il 14 di giugno e termineranno il 13 agosto, quindi per 9 settimane. Saranno affidati a docenti di educazione fisica, diplomati ISEF o laureati in scienze motorie, che saranno scelti sulla base di un avviso pubblico già pubblicato sul sito del CONI. Sarà fatta una graduatoria, quindi coloro che avranno il punteggio più alto faranno parte del gruppo che si occuperà dell'attività di questi ragazzi. E a proposito di sport, parliamo di calcio. Nel prossimo campionato il Pescara, assieme al Teramo, potrebbe finire nel girone B. Per l'ufficialità bisognerà attendere però luglio, in attesa di capire quale sarà la rosa di squadre che parteciperanno al campionato e se sarà modificato il criterio di compilazione dei raggruppamenti. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Una domanda spesso ricorrente per la prossima stagione è: quale girone disputerà il Pescara, B o C? Se stiamo all'attuale strutturazione della Serie C, il girone B si è dimostrato altamente competitivo e con un tasso tecnico medio di tenore più alto. Il girone C ha evidenziato un tasso tecnico inferiore, ma ci sono piazze con una tradizione calcistica notevole e imparagonabile a quella degli altri raggruppamenti. Bari, Palermo, Avellino, Foggia, Catania, Juve Stabia, solo per citare quelle che fino a pochi anni fa erano in B, se non in A. Bisogna premettere che la Lega Pro sta di nuovo vagliando il criterio di composizione. Tra le ipotesi, quello attuale, quello di un girone del nord e gli altri due con le direttrici Tirreno e Adriatico, abbastanza simile all'ultimo campionato di C del Delfino, con trasferte nel 2009-2010 che spaziarono da Portogruaro a Cosenza, con alcune però anche in Campania. E infine quello del sorteggio integrale.
ipotesi sulle quali dovrà pronunciarsi il direttivo della Lega Pro ed eventualmente i presidenti della Serie C. Se si dovesse restare con l'attuale strutturazione, riconducibile ad un girone nord-ovest, uno nord-est e uno meridionale, per il Pescara sembra lo stato più probabile l'inserimento nel girone B, assieme al Teramo. La società biancorossa, da quando è stata varata la C unica, ha disputato 5 campionati consecutivi in questo raggruppamento per poi slittare a quello meridionale. L'ipotesi del girone B è plausibile intanto per le tante retrocessioni delle toscane, che può essere compensato con l'inserimento di alcune lombarde che si trovano nel girone B, e poi per le probabili promozioni dalla Serie D di società sicuramente da girone meridionale. Messina, Taranto e Campobasso viaggiano verso i pro. Balla tra girone A e girone C il Monterosi. Sempre in Serie D i raggruppamenti A, B e C dovrebbero dare squadre al girone A. Si aspettano le ufficialità di tali verdetti, così come si aspetta anche il responso dei play-off di Lega Pro. Poi il quadro sarà un po' più chiaro. Resta inteso che la composizione definitiva arriverà non prima di metà luglio, visto che l'ultimo Consiglio federale ha fissato il cronoprogramma per le iscrizioni ai campionati. Il 28 giugno è termine perentorio per presentare la domanda, l'8 luglio ci sarà l'esito dell'istruttoria, il 15 luglio un Consiglio federale per eventuali ricorsi. Solo allora si conoscerà la rosa definitiva delle partecipanti alla Serie C. Nel frattempo il presidente Daniele Sebastiani deve pensare alla stretta attualità, sciogliere i nodi della direzione sportiva, dell'allenatore e la gestione dei calciatori ancora sotto contratto. Altri due in prestito hanno scelto intanto di andare via anzitempo, rinunciando all'ultima mensilità: Fabio Maestro, di proprietà della Lazio, e Cristian Capone, di proprietà dell'Atalanta. Intanto il Pescara è vicino a togliersi una delle poche soddisfazioni stagionali. Domani la primavera di Iervese giocherà al Poggio contro il Pisa e in caso di successo otterrà la vittoria del girone di Primavera 2, rendendo inutile lo scontro diretto di Lecce dell'ultima giornata. La società si è già mossa per chiedere una deroga alla Federcalcio e la eventuale partecipazione alla Primavera 1, anziché il declassamento in Primavera 3 a causa della retrocessione della prima squadra. Trentesima giornata in Serie D con il rinvio della gara del Castelnuovo, che sarebbe stato impegnato a Recanati. I neroverdi oggi effettueranno i tamponi molecolari e se non ci saranno nuovi positivi torneranno ad allenarsi martedì. Nelle altre gare in programma, Pineto che cerca lo scatto per i playoff, mentre il Notaresco va a Tolentino sperando che il Giulianova, già salvo, possa fermare la corsa del Campobasso. Giornata numero 30 in Serie D, un campionato che in settimana ha visto la scrittura ulteriore delle regole per quanto riguarda la parte bassa della classifica. Il Consiglio federale della FIGC, riunito lo scorso 17 maggio, ha deciso infatti in via eccezionale, riguardo solo la stagione 2020-2021, che solo le ultime due classificate di ogni girone retrocederanno nei campionati di eccellenza. Lo stesso Consiglio ha così accolto la richiesta avanzata dalla LND, condividendone le motivazioni fondate sul ridotto numero di squadre che saranno promosse dai rispettivi campionati di eccellenza alla Serie D. Considerate le posizioni nel girone F, di Agnonese e Atletico Porto Sant'Elpidio fanno festa a tutte le altre, che raggiungono la salvezza e potranno così già dedicarsi al prossimo campionato. Il Giulianova, ad esempio, potrà affrontare con serenità la capolista a Campobasso al Rubens Fadini, impegno che sarebbe stato chiave, ma che ora assume per i giallorossi un significato differente, perché la pressione sarà tutta dalla parte molisana, anche se la squadra di Cudini pare aver scavato con le rivali, Notaresco in primis, un solco difficilmente colmabile. Chiamato al blitz il Notaresco, che a Tolentino cerca i tre punti. Cremisi anche loro fuori dalla questione salvezza, che a 33 punti possono serenamente guardare al futuro, mentre il rossoblù di Massimo Epifani non possono fare altro che fare bottino pieno in tutte le partite che mancano da qui alla fine, sperando che davanti il Campobasso inciampi in qualche appuntamento. Non c'è altra via, considerati i 6 punti di distacco in classifica e la gara in più che il Notaresco ha disputato rispetto ai rivali. Chi sta risalendo in maniera prepotente la classifica invece è il Pineto, che adesso può guardare con fiducia alla possibilità di raggiungere la zona playoff. La distanza è di soli 2 punti dalla coppia Castelfidardo Matese, che occupano la quarta piazza in coabitazione. Ma i biancazzurri di Marco Pomante hanno 2 gare in meno dei rivali e soprattutto sembrano aver trovato la quadratura perfetta di squadra. L'impegno interno col Monte Giorgio di domani non è affatto proibitivo e allora un orecchio sarà anche agli altri campi. Se il Matese è sulla carta una gara morbida con l'Atletico Porto Sant'Elpidio già in eccellenza, il Castelfidardo va in trasferta a Rieti, coi laziali nella classica terra di mezzo, ma con qualche piccolissima speranza di provare a migliorare la propria posizione.
Sì, ormai siamo lì, però come detto il Monte Giorgio è una bella squadra, è a un solo punto dietro di noi, anche all'andata ci aveva messo in difficoltà, mi ricordo un 1-0 con un risicato, alla fine avevamo quasi rischiato di pareggiarla e quindi sappiamo la partita che ci aspetta, sarà una battaglia, ma naturalmente faremo di tutto per riportare a casa il risultato. Sì, dai, io gioco dove mi dice il mister, non è che decido io, sono a disposizione completa del mister, siamo tanti, la rosa è lunga, fortunatamente il mister ha tante scelte e ora in questo ruolo mi sto trovando meglio, devo dire, però insomma gioco dove mi dice lui. Ah, l'obiettivo di squadra sicuramente è quello di fare il meglio possibile, fare più risultati possibile, arrivare più in alto possibile, mentre obiettivo personale sinceramente non è che in questo momento ho un preciso obiettivo personale, l'obiettivo personale è quello di riuscire anch'io a fare il meglio possibile per aiutare la squadra ad arrivare più in alto possibile, come ho detto prima. Infine la Vastese, anche i biancorossi festeggiano la permanenza e lo faranno al Ditella di Vasto Girardi, gara con poche motivazioni per entrambe le formazioni in un finale di stagione che avrà senso solo dalla metà in su della graduatoria, in attesa di recuperi che dovranno porre la conclusione a una stagione quantomeno anomala. Recuperi peraltro ulteriormente riprogrammati. Mercoledì scenderanno in campo Atletico Porto Sant'Elpidio, Atletico Fiuggi, lo scontro tutto abruzzese tra Pineto e Vastese, Giulianovo Rimpiagnonese, Rieti Aprilia e Vasto Girardi Campobasso. E questa era la nostra ultima notizia. Tutti quanti i servizi che avete visto potete ritrovarli sul nostro canale YouTube o sul sito www.tv6.it. Grazie per averci seguito e buona serata.